7 giri perché aumenta la distanza per la categoria ragazzi, quindi nel 2005 ritorniamo ai 2000 metri, 7 giri completi come detto per un gruppo di 25 concorrenti che abbiamo compatti a trattare per la prima volta il rettilineo di questo quello del traguardo e sempre in forma assolutamente compatta, noi dobbiamo affrontare la curva per lanciare la loro corsa e la loro spinta sul passaggio dei meno 6 giri alla conclusione. 6 al termine, il gruppo come avete visto procede in modo compatto, estremamente equilibrata fino a questo momento della gara, questa competizione, questa prova. Ci sono continue alternanze alla guida del gruppo che come ribadire si rompono molto molto incontro alle spalle di Battistrada che in forma alternata guida questa formazione in questo istante al passaggio dei 5 giri alla conclusione. 5 al termine, per quanto superato anche questo traguardo. Nuovo passaggio tra pochi istanti per i concorrenti della categoria ragazzi maschi impegnati in questa finale in linea sui 2000 metri. Vediamo ora il traguardo di 1-4. Viene intanto ammonito il concorrente numero 230, Caiolo Andrea. Il concorrente numero 230, Caiolo Andrea. Nulla da segnalare di rilevante lo svolgimento di questa gara, infatti il gruppo sta per superare i 30 anni. Ammonizione per il concorrente 170. Numero 56 e per il concorrente 56 da Stefano Di Marco. Mentre siamo a 2 giri dal termine. 2 giri dal termine, dare i tempi in questa fase della gara per un gruppo. Alla testa di questa gara siamo agli attimi più significativi, ai momenti più importanti di questa finale, perché non solo giro, e tutto che arriva lo stile della campana, al passaggio dell'ultimo giro del concorrente 211 a Paolo Giulia Morano. Per primo entra la ultima curva che segue naturalmente tutti gli altri giocatori, siamo al punto conclusivo, la manata finale e arriva il super guarda in questo istante che chiude anche questa finale in linea che si sta avviando naturalmente la fase conclusiva, noi la chiediamo perché è evidente che